Oggi 16 settembre, primo giorno di scuola per i ragazzi del Friuli, Venezia Giulia e della Sicilia. Siamo davanti al liceo scientifico Galileo Galilei di Catania, dove i ragazzi delle prime classi si accingono a rientrare in aula. Per loro ingressi e uscite differenziati secondo dei percorsi colorati che indicano agli alunni anche dove parcheggiare i motocicli rispetto al proprio ingresso. I genitori restano fuori dai cancelli e guardano da lontano i figli tornare in classe. Qualcuno di loro si esprime sul Green Pass. Per quanto riguarda il Green Pass, io sono favorevole. Mi sento più serena, ho anche vaccinato mio figlio, gradirei, anzi io sono una di quelle forse poche mamme che vorrei che l'obbligo fosse esteso anche agli alunni. In quali condizioni si torna a scuola? Ce lo dice la dirigente scolastica Gabriella Chisari. C'è un 70-75% di classi oltre di 30 alunni più o meno. E quindi chiaramente tutte le aule sono sovraffollate e non abbiamo naturalmente più la possibilità di mantenere il distanziamento di un metro, che è vero che insomma si può derogare, non è obbligatorio, però chiaramente sarebbe molto più utile, per cui abbiamo fatto un grandissimo lavoro di riorganizzazione. Sul pavimento ancora i segni dei banchi distanziati che l'anno scorso erano resi possibili grazie a una didattica in presenza al 50 o al 75%. Quest'anno niente più DAD da distanziamento, sarà possibile solo a seguito di un caso positivo. In compenso torna il compagno di banco. I ragazzi dovranno tenere sempre la mascherina, perché naturalmente non si può mantenere il distanziamento, quindi per tutte e cinque le ore i ragazzi appunto saranno con la mascherina. E rispetto agli organici, allora, soltanto da oggi dovremmo cominciare ad essere quasi completi. Abbiamo avuto un grosso problema nell'organico ATA perché tanti posti disponibili non coperti da trasferimenti o da assegnazioni o da nomine dell'ufficio scolastico. Abbiamo fatto già le nomine delle graduatorie d'istituto e da oggi dovremmo essere quasi a regime anche col personale. Questo naturalmente ha comportato grossi problemi, naturalmente un carico di lavoro notevole sui pochi che chiaramente erano in servizio.